Marco Parroni è Managing Director di Julius Baer, sponsor della Formula E. E la prima domanda è: perché avete deciso di credere in questa categoria dall'inizio, proprio da Pechino? Beh, tu hai ragione, è stata una decisione presa, diciamo, da aver fatto un po' delle analisi. Le analisi comprendevano di vedere cosa portava per noi come banca, perché come banca attualmente oggi è difficile anche avere dello sponsoring che sia un po' attinente a quello che facciamo. Dunque siamo nell'industria finanziaria. La Formula E era un progetto nato a settembre e noi avevamo deciso più o meno ad agosto, dunque una decisione presa last minute, proprio per un motivo che era un progetto startup, dunque completamente un nuovo progetto, un progetto che non andava a combattere direttamente con la Formula 1, perché questo sarebbe stato sicuramente un progetto che non avrebbe avuto un grande futuro, perché sappiamo che la Formula 1 ha un altro setup, e dunque il progetto di per sé ci ha subito, diciamo, affascinato. Fare una corsa in centro città, proprio col messaggio di voler portare più vicino questa tecnologia elettrica che poi si dovrebbe usare nel futuro, si userà nelle varie città. Questo a noi ci ha dato un po', diciamo, l'idea di entrare e far parte dall'inizio, perché penso che in questo progetto l'importante era partire proprio dall'inizio, perché avevamo visto che se cresceva, io penso, come stiamo vedendo qua a Berlino, quello che abbiamo visto anche a Monte Carlo, sta diventando veramente un grandissimo successo, ha veramente questo rapporto di entertainment da una parte, però porta questi messaggi della sostenibilità e anche di questa tecnologia che attualmente va al rispetto dell'ambiente. E questo ha sbucciato anche un altro progetto di sponsorizzazione o comunque di appoggio e sostegno alla Formula Student. Esatto, come dicevo un po' prima, no? Noi come banca, dato che non abbiamo un prodotto di per sé, non siamo nell'industria finanziaria, è un po' difficile portare dei messaggi fuori, no? E quello che non volevo, perché il mio background viene completamente dal mondo dell'automobile, ho voluto portare un po' di messaggi che avevano più di content, no? Che messaggi forti. E la Formula Student sono delle università attorno all'Europa che loro promuovono, sono dei ragazzi che sono degli ingegneri, futuri ingegneri anche, che investono molto in questa tecnologia elettrica. Dunque, da questo lato qua per noi è quasi indispensabile avere anche qui un compito di sostenere questi ragazzi che saranno i futuri ingegneri delle grandi aziende automobilistiche. Ecco, dopo 7 gare, a partire da quella ormai lontana da Pechino, che comunque è passato ancora meno di un anno, cosa ha ricevuto Julius Baer dalla Formula E? Devo dirti la verità, è stata una grande sorpresa. Siamo arrivati a Beijing, ho un po' un'esperienza in Ferrari, dunque conosco il mondo del motorsport. Non sapevo cosa trovavo, devo dirti la verità, e dunque speravo che di trovare una stessa atmosfera, e sono rimasto molto sorpreso dall'atmosfera che c'era a Beijing. È chiaro che stavamo in Asia e lì l'interesse era molto forte, vedendo però come si è evoluta, guardando specialmente l'ultima gara a Monte Carlo, vedendo le tribune piene, è stato per me un grande motivo di soddisfazione. Che stiamo andando con questo progetto nella giusta direzione e riusciamo veramente ad avere questi due rapporti: da una parte avere questa emozionalità con la corsa, dunque le persone, e in più abbiamo veramente questa next generation, dunque questa nuova generazione che arriverà, che comprende che questa serie porta anche dei messaggi molto forti, dove noi vogliamo essere partecipe, e dunque era anche, come detto, l'importante è essere dall'inizio partecipe. Ma credo che, non credo, è questa la filosofia della Formula E, talmente è vero che la Formula E non è soltanto una gara di auto elettriche di un giorno di sabato, ma è le Village, le Motion Club, una serie di iniziative, simulatori, quindi hanno partecipazioni papà, mamma, bambini, piccoli, medio piccoli, grandi o più grandi, quindi è per tutta la famiglia. Esatto, dunque dicevo prima, non partire subito all'inizio di vorrei parlare di un competitor direttamente della Formula 1. Io direi
imparare dove sono i buoni messaggi, i forti messaggi della Formula E. Dunque far invitare o far venire o far sentire questa piattaforma a famiglie con i bambini, perché va a rispetto di questa, proprio in quella direzione. Io penso questo è molto importante, farlo in centro città per me è il DNA, non c'è altro modo, perché deve essere completamente un progetto diversificato confronto alla Formula 1. Dunque da questo lato qua è bello vedere, come detto, famiglie, da vedere i bambini che non si devono mettere le cuffie alle orecchie. Dunque è una bellissima atmosfera, e in più sono molto più vicini adesso, è chiaro, siamo all'inizio del periodo, sicuramente adesso hanno un feeling molto più diverso. È chiaro che quando questa piattaforma diventerà più grande sarà sicuramente difficile, continuerà a essere molto più sicuro, e questo lo renderà un pochettino tutto un po' più complicato. Ma oggi devo dire l'atmosfera o il feeling che si ha con il pubblico è fantastico.